Nel prossimo servizio vedremo l'esperienza di una cooperativa sociale che lavora con i disabili. Ci spiega tutto Francesco Rositano. Lavorano 8 ore al giorno, ognuno ha un compito preciso in base alle proprie attitudini e quello che producono viene venduto come in una normale azienda a singole imprese, agende, porta CD, album per le fotografie, bomboniere, alcuni esempi. È il ritratto della cooperativa sociale Campi d'Arte di San Pietro in Casale nel Bolognese, dove il lavoro è il principale strumento educativo per giovani adulti con disabilità. Loro sanno benissimo che vengono qui per lavorare, quindi tutti i giorni noi lavoriamo 8 ore al giorno, abbiamo la nostra mensa, quindi siamo proprio come in una piccola azienda, in un piccolo laboratorio, e vedono benissimo, come tutti noi vediamo, insomma, che quello che noi facciamo con le nostre mani poi non rimane qui, ma esce attraverso i clienti che vengono qui e acquistano e portano fuori, oppure che possono vedere nelle vetrine dei negozi con cui siamo convenzionati. Noi abbiamo attualmente 9 ragazzi che lavorano qui da noi, facciamo attività lavorativa soprattutto artigianale, quindi confezioniamo bomboniere, bigliettistica, cartotecnica, bigiotteria, articoli da regalo, in base ai periodi e alle richieste che ci vengono date dall'esterno. In questi anni di lavoro immagino abbiate visto dei cambiamenti positivi nei ragazzi. Sì, sicuramente, anche persone che magari inizialmente erano più timorose o comunque anche magari con una carica emotiva molto forte che non si riusciva a finalizzare in qualche cosa specifico, abbiamo trovato per alcuni in particolare dentro canali di espressione positiva, quindi la propria carica anche immessa nell'attività esterna o nell'attività interna, che permettesse appunto di vedere che con la propria forza si potesse, con la propria anche forza di volontà soprattutto, si potesse realizzare qualche cosa di finito, di compiuto e di fatto bene. Se il lavoro è uno degli aspetti fondamentali, molta importanza viene attribuita al tempo libero, considerato alla stregua di quest'ultimo momento importante per lo sviluppo della personalità. In questa direzione la cooperativa gestisce e organizza, su richiesta dell'ASL di Bologna, attività socio-ricreative e di animazione. La cosa su cui si punta molto è la relazione con i ragazzi e tra i ragazzi, ed è anche un modo per sperimentare uno stare insieme in condizioni non strutturate, quindi dove è forte la componente anche dell'imprevisto. Abbiamo verificato come siano potenziate anche nei ragazzi le capacità di osservazione, di reazione agli stimoli nuovi e anche alla capacità di stare insieme in modo diverso rispetto a quello quotidiano.